Basta parchi. Allora, guarda quanto verde avete. Per esempio, quella striscia di verde lì è improduttiva. Lo capite? Allora, lì mettere delle striscine, magari azzurre, a pagamento per le carrozzine delle mamme. Perché sennò qui il PIL non aumenta in questa Brescia qua. Siamo pieni di problemi, abbiamo i debiti. Voi non dovete sempre protestare per qualsiasi cosa, veramente. Siete suscettibili come delle bestie. Contro la cementificazione e inquinamento a San Polo è sceso in strada anche Beppe Grillo. A Brescia per il suo spettacolo il Grillo Nazionale ha voluto portare il suo sostegno ai cittadini della zona che stavano manifestando per la realizzazione del Parco delle Cave contro la Cittadella dello Sport che la loggia vuole costruire a Buffalora. La zona è già molto inquinata per via del traffico, delle discariche e delle attività industriali, affermano i residenti. La Cittadella dello Sport aggraverebbe soltanto la situazione. Non è stato pensato a uno studio sui flussi del traffico. Noi pensiamo che tutto quanto prospettato dall'amministrazione possa causare un grave impatto a livello di inquinamento veicolare. Un altro punto che vogliamo evidenziare come non positivo è la lontananza della fermata della metropolitana rispetto allo stadio e alle strutture prospettate. Si parla di più di 1 chilometro. Allora, un altro punto che abbiamo evidenziato la mancanza nel progetto presentato dell'ubicazione della discarica di amianto che attualmente è stata sospesa dal TAR. A difendere l'operato dell'amministrazione comunale da ridimensionare i problemi il presidente della circoscrizione est, Ennio Garzetti. Preserverà ancora molto spazio, molto territorio ancora verde e non come si dice che verrà tutto cientificato, assolutamente non è proprio così. Quindi andrebbe anche spiegato a questi cittadini che hanno giustamente a cuore il loro territorio, però andrebbe anche spiegato bene che non è proprio così. Ma soprattutto la manifestazione, il marchio graffiante di Beppe Grillo. L'avvilimento silenzioso sarà la nostra lotta. Dobbiamo ammalarci senza dare nell'occhio. Dobbiamo aprire più ospedali perché Formigoni vuole aprire più ospedali. Allora, se togliamo acciaierie, se togliamo forni, se togliamo inceneritori, chi si ammala più?